Buongiorno raga, il posto è sempre quello, andiamo a fare colazione e partiamo in moto direzione Ristoro Mucciante Campo Imperatore. A dopo. Aspetta che aggiustiamo la camera, vabbè, dopo lo aggiusto più tardi mentre andiamo. Ci sono le mucchine, ciao mucchine! Sì, un altro giorno è arrivato, siamo al secondo giorno, oggi racchiuderemo parecchie cose, Mucciante, Campo Imperatore, anche se non so se andiamo a Campo Imperatore perché abbiamo un po' di tempo stretto per poi arrivare nelle cascate delle Marmore, che sono dal Mucciante arrivare lì, sono altri 130-140 km, però è che abbiamo tempi stretti perché se vogliamo vedere l'apertura delle o la fuoriuscita dell'acqua, i tempi sono quelli, quindi dobbiamo mantenerci nei tempi prestabiliti da loro e quindi dovremmo vedere di appunto stringere un attimino i tempi. Ecco raga, ho fatto scendere la Betty perché io non so se la telecamera riesce a rendere l'immagine, ma qui è esattamente dove ieri ho appoggiato la moto. Aspetta che non lo dica che mi succeda di nuovo, perché il problema è che è veramente un 90 gradi stretto, io non so se si riesce a vedere, ma un'inclinazione raga da cagarsi in braga, e lì è il punto dove l'ho dovuto appoggiare perché mi ha colto impreparato il fatto di quella discesa lì. Sono circa 2 chilometri per arrivare fino al nostro alloggio e come avete visto erano tutti quelli. Vabbè, allora è arrivato il momento della canzoncina. Oh, alleluia, 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 aia! Oh, aia! Oh, aia, aia! Oh, alleluia, aia, aia! Devo cambiare canzone? Oh, Osanna! Aia, aia! Idea! Il Signore è il mio aia, pastore aia! Benvenuta nel Parco Nazionale del Gran Sasso. E da qui inizia Campo Imperatore. Bel po' differente rispetto alle nostre Dolomiti. Qui c'è un verde micidiale, da noi tutto sommato quando si sale un po' in quota inizia a essere tutto abbastanza brullo. Qua siamo a 1200 metri. Yes.
il signore là sulla destra sembrava avere le parvenze di una paralisi, che poi finché saliamo, allora Campo Imperatore, perché a parte che vabbè è l'unica zona sciistica degli Appennini, quella più famosa, adesso non so se ce ne sono altre, ma storicamente, infatti prende il nome Campo Imperatore perché quando c'è stata la seconda guerra mondiale, che gli italiani sono passati alle alleati e quindi i nazisti poi conseguentemente hanno fatto la ritirata perché gli alleati sono entrati, Mussolini, che non c'entra niente con l'imperatore ma è così, prima venne preso, poi venne liberato da una sorta di guarnigione, poi venne ripreso e venne condannato e portato qui a Campo Imperatore, ok? All'incima, in cima a Campo Imperatore, dove stette per circa 2-3 settimane, ora non ricordo. Comunque riuscì a far passare un messaggio che portò ai capi nazisti, nonché Hitler, al quale gli domandava: dammi una mano a fuggire, a scappare. Allora mandò una guarnigione con dei tipo degli alianti, ora non ho capito di preciso come, che è riuscito a liberarlo e lo portarono, iniziarono a portare in fuga, solo che poi venne preso praticamente quando era quasi al confine dai partigiani, poi portato in quel di dove si sa e impiccato a testa in giù, Campo Imperatore, chiamata anche la piccola Tibet. Ciao Frank! Ciao! Ragazzi, ho rubato l'Osmo Pocket a Davide che sta cucinando dei arrosticini. Caspita, che figata! Ti mangi gli arrosticini? Certo che mi mangio! Ciò, notare l'esperienza di Frank nel arrosticare gli arrosticini. Ma oltretutto, allora, hai detto almeno del canale tuo o no? No, non l'ho detto. E allora? Che dire? Io sono Francesco e niente, sono un po'... Sei imbarazzato? Un po' imbarazzato, sì. Non sono... È come quella lì che non vuole mai parlare. Red with Frank. Anche se dubito, visto la zona così tanto conosciuta, questo è il ristoro Mucciante,
Campo Imperatore si trova lì in fondo, l'abbiamo saltato, non credo riusciremo ad andare almeno questa volta, ce ne sono due, questo è il bucciante e in parte ce n'è un altro lì in fondo, nuovo. In cosa consiste? Beh, voi venite qui, ci sono delle griglie, questa non è altro che una macelleria, comprate quello che volete, ve lo cucinate voi stessi alle griglie. I prezzi sono molto buoni, quindi potreste addirittura trovare gente che, soprattutto del posto, si porta a casa anche la roba da asporto, perché realmente i prezzi sono molto più favorevoli molte volte rispetto a quello che si può trovare anche giù a valle. E ricordate che la carne è loro, è fatta da loro, quindi ha un gusto che è un qualcosa di allucinante. Niente, noi continuiamo ad andare a cucinare. Ciao bei!